Ragazze, non so voi, ma io non ce la faccio a pranzo d'estate ad accendere la cucina. Apro il frigo e mangio robe fritte, quello che trovo. E oggi ho preparato, ho messo rucola, pomodori a fette. Questa è una cosa che faceva sempre mia mamma quando ero piccola. È troppo buono col pomodoro a fette. Poi ci ho messo la Philadelphia Light sopra, un po' di sale, pepe e origano. E il basilico anche buonissimo. Poi ho messo Philadelphia come se non ci fosse un domani. Un po' di sott'aceto, altri pomodori. Poi del prosciutto cotto, perché vi ripeto, non ce la faccio, cioè mangio sempre freddo. Poi la sera che si rinfresca, cucino, faccio la pasta, eccetera. E accompagno col pane di segale integrale, quindi così non accendo la cucina. Acqua e limone con cannuccia, immancabile. Ah, l'olio, ho dimenticato l'olio. Come ho potuto fare? Immancabile cucchiaio di olio extravergine d'oliva che fa tanto tanto bene. Yeee! Ragazzi, questi sono una meraviglia, provateli. Ho avuto anche le olive nere. Mi pareva mancasse qualcosa. Battuta. Comunque non so voi, ma io adoro le olive, sia bianche che nere. Yummy! E rotolini di prosciutto cotto, ma guardate che meraviglia, che bel piatto fitta! È vero, mamma? È super fit questo piatto. Lo vuoi un po' di prosciutto? Tieni, mamma ti dà il prosciutto, tieni. Che buono il prosciutto. Ecco un altro pranzetto light, healthy, fresco, per quando non si ha voglia di cucinare e si può portare anche in spiaggia. Molto rinfrescante e dissetante che ci mantiene leggere, però comunque ci toglie la fame. È abbastanza bilanciato perché ci sono sia le verdure che le proteine, fresco e genuino. In pratica ho messo la lattuga sotto, cerco di mangiare sempre tante tante verdure, che comunque mi saziano e mi dissetano anche. Le verdure contengono molta acqua, quindi bisogna mangiarne tante d'estate. E quindi ho messo tutta lattuga sotto e sopra ho messo dei pezzettoni di formaggio primo sale, eccolo qua, che io personalmente lo adoro ed è un formaggio light, molto leggero, che quindi ha pochi grassi, non vi appesantisce, molto buono. Poi ho messo delle fettine di cetrioli e delle olive verdi e nere e dei pomodorini con sopra origano, pomodorini bio, tutto bio, sano, limone e poco sale, ragazze, sale rosa ma poco sale, meglio non metterlo il sale. Filo d'olio a crudo, importantissimo, accompagnato da gallette. Queste qua sono gallette di riso con semi di sesamo, sono buonissime e quindi avete fatto un pasto bilanciato e buono. Oggi insalatina fresca con proteine, carboidrati, verdure, c'è tutto. Allora, la rucola, i pomodori, questi qua belli larghi, quelli di Sorrento, ceci, proteine, tonno, proteine, olive verdi, Dario che prepara acqua e limone immancabile. E ho condito tutto con limone, olio extravergine a crudo. Poi sui pomodori ho messo basilico, cipolla e un po' di origano. Ah, questo è formaggio primo sale, un pochino che mi era avanzato, con sale e pepe. Pochissimo sale rosa dell'Himalaya perché c'è il tonno che è già salato, con cipolla perché tonno e cipolla è top. E sui ceci cipolla e un po' di rosmarino e di pepe. E fresco, buon appetito! Per accompagnamento le gallette di riso, buonissime, così non bisogna cucinare. Evviva! C'è proprio tutto in questo piatto ed è buono. Buon appetito! Grazie, un pranzetto oggi super fresco e buonissimo, troppo bello, proprio per non accendere i fornelli, però mangiare comunque bene tutto con molto gusto. Allora, al centro ho messo i fiocchi di latte che io mangio spesso, sono magri e sono proteici e mi piacciono molto. Conditi con un po' di pepe, un po' di sale rosa dell'Himalaya, un po' di pepe, limone e olio. Poi ci ho messo le olive e attorno ho messo tutte verdure,
che vado a mangiare accompagnando ai fiocchi di latte, proprio intingendole nei fiocchi di latte, bastoncini di finocchi, di sedano, potete farlo con qualsiasi verdura. Questa è una cosa che mi ha insegnato mia mamma da quando ero bambina, mi faceva sta cosa dei fiocchi di latte con queste verdure a bastoncini da intingere dentro. Ci sarebbe andato bene anche bastoncini di carote, però purtroppo al momento non ce l'ho, quindi ci accontentiamo di... Il sedano ci va molto molto bene con i fiocchi di latte, provate. Se non avete i fiocchi di latte, anche la ricottina, una ricotta magra anche va bene. Poi ho messo anche bastoncini di prosciutto cotto magro e con le noci, perché mi piace tanto l'accoppiata delle noci con il prosciutto, o anche la fesa di tacchino, quel che avete. Poi mi sono fatta le mie uova sode, che adoro tantissimo, lo sapete, mi piacciono tanto, anche qua con sale, pepe e olio. Pomodori che non possono mai mancare, pomodorini bio perché li adoro, e il tutto condito appunto con un filo d'olio. E senza esagerare, perché come grassi ci sono già le noci, che sono dei grassi vegetali buoni che fanno molto molto bene, soprattutto se siete dei sportivi, mangiate sempre frutta secca che fa benissimo. E poi accompagnato come fonte di carboidrati avrei voluto un po' di pan carré, pan bauletto, insomma tostato, ma purtroppo l'ho finito, quindi mi accontento. Questo diciamo è un pranzo non solo light e veloce, ma anche molto povero, per poveri. E quindi mangio le fette biscottate, perché le fette biscottate che compro io sono integrali e senza zucchero, quindi alla fine sono tranquillamente, si possono accompagnare anche ai piatti salati. A me piacciono molto, è come mangiare comunque del pane tostato. Vincete lo scetticismo della fetta biscottata che è dolce, provate, perché sono comunque buone. E vi auguro un buon pranzo, mi raccomando, fate sempre pasti bilanciati. Buon appetito. Ta-ta, ragazze, altro pranzetto fresco e leggero, che poi dico pranzo ma va bene anche per cena. E io adoro tantissimo l'accoppiata salmone e avocado, tanto tanto tanto, e quindi ho tagliato qua a fettine l'avocado bello morbido e ho disposto anche a fettine il salmone affumicato. Poi a fianco ci ho messo un po' di rucola e altri pezzettini di avocado, e a fianco ancora una zucchina, questa qua a crudo. Vi facemmo anche un video sempre su questo canale di come preparare queste zucchine a crudo, e io le faccio così, proprio le mangio così crude, sono buonissime, sempre perché mi scoccio di cucinare, di accendere i fornelli. E a fianco ho messo anche una Philadelphia light sempre tagliata a pezzettini. Ho condito tutto con pepe, sale non l'ho messo perché già il salmone affumicato contiene sale, quindi per evitare, pepe e limone e olio extravergine d'oliva, e poi a piacimento un po' di tabasco, consigliata un po' di salsa di soia. Per accompagnare mangerò queste friseline integrali, sono 4 friseline integrali, sono molto molto buone. Le mangerò ad esempio spalmandoci sopra un po' di Philadelphia e poi mettendo un pezzetto di avocado, oppure un po' di Philadelphia, un pezzetto di salmone, oppure salmone avocado, insomma tutto mangerò, insomma consumerò tutto in modo da avere la fonte giusta sia di carboidrati, di proteine, e rinfrescarmi e stare in forma. Quindi vi straconsiglio questo piatto, è anche bello e colorato da vedere. Mi raccomando ragazze, lasciate un bel pollice in su per questo video se vi sono piaciute le mie idee, e vi mando un bacio grandissimo e vi ringrazio. Ciao.